Allora, bene, ricominciamo. Allora, torna al gioco. Benissimo, era del risveglio. Il Ragnarok in furia, ma un mortale che forse riuscirà a uccidere Loki e a porre fine a quest'era. Ok, begin your adventure and introduce yourself to one of Heimdall's loyal followers, Viveca the Seer. Ok, presentiamoci a Viveca e vediamo un po' come va, come va. Allora, Viveca ha un colore, è tipo violetta, credo, colore Welcome, cadavere. Warrior. I am Viveca, Seer of Midheim, servant of the free gods and leader of the mortal remnants, the name given to those of us who remain loyal to the deities who oppose Loki. Heimdall spoke of your coming. Take this hunting spear. If you are to be our savior, I would hope you already know how to fend for yourself. Ok, lancia da caccia, perfetto, Meet this benissimo. blacksmith, Yulner. When you're done there, come find me at the remnant village to the west. Va bene, andiamo a parlare con l'amico di Viveca, il fabbro, che presumo sia quello là a 300 metri, è distantino. Ok, vediamo se c'è qualcosa di bello qua da prendere. Riparo equipaggiamento. Va, nel dubbio, ok. Male non fa, sicuramente. Andiamo avanti allora. Tutte le armi e le armature equipaggiate sono state completamente riparate. Great. Andiamo a parlare con il fabbro, dai. Assi di legno. Costruisci Longhouse Ground. Assi di legno. Beh, ma è facile, cavolo, dopo curare l'assi di legno. Vediamo. Credo. Eccola qua. Un'asse di legno procurata. Addirittura tutte. Ma ne mancano qua ancora. Bene, nel frattempo facciamo. Vediamo un attimo. E là c'è anche una pietra della lore da prendere. Adesso la pigliamo. Ma che cazzo? Ok, piccolo fail. Non importa, dai, capita. Ci è caduto un albero in testa, credo, siamo morti. Mi era già capitata questa cosa durante una delle prove, ma mi ero dimenticato che facesse così male. Vabbè, dai, non importa. Riproviamoci. Caccia la miseriaccia. Altre tre assi di legno. Fra l'altro, carina come cosa, perché in realtà moriamo. Moriamo, giusto, moriamo. Ma le cose almeno le teniamo, per cui è buona come cosa, direi. Ok. Questo l'abbiamo craftato. Cucina cibo. Non ci interessa per il momento. Andiamo avanti. Qua c'era una pietra. Beh, questi funghetti qua perché non li posso prendere, scusa? Boh. Vabbè, non importa. Ok. Armatura di cuoio scuro d'élite. Ricetta scoperta. Cos'è sto robo? Ah, ok. Dopo essere morto, risponderai al tuo gate del Bifrost. Attune to gate. Costruisci forge. Ma quante cose possiamo costruire qua in giro così a un po' a cazzo, diciamo? Parecchie, mi pare. E fra l'altro c'è il framerate che non va proprio benissimo, mi pare. Ma no, dai. Se io ogni tanto perdo qualche colpo, però nulla di grave, ecco. Vabbè. E assi di legno. Attenzione a non farcele cadere in testa nuovamente. Assi di legno ancora. Ok. Eccolo qua. Tac. No, ma è veramente così antico, però. Allora adesso caliamo, dai, porcaccia la pupazza. Anti-aliasing, tac, tac. Ok, post-processing, cavolo. Bene. Ok. Guarda, 13 è veramente nato male. Allora, ti dirò, è ancora possibile recuperarlo perché alla fine tramite patch puoi fare i miracoli, Però lanciarlo così è un peccato, È veramente un peccato perché il potenziale era enorme, secondo me. Era un bel gioco quello lì, era un bel gioco. Ma sembra di giocare qualcosa tipo ancora più vecchio dell'originale, per cui no, non va bene, ecco. Cos'è che c'è scritto qua? Costruisci Tower Ground? Materiali mancanti, ancora. Ma dov'è sto Tower Ground che non ho capito? Che cazzo è?
Vabbè, andiamo a prendere un altro po' di cose. È più fluido adesso, mi pare di sì, dai, più o meno. Questo gioco qua è ottimizzato un po' col sedere, purtroppo. Per carità, la grafica non è male, però dovrebbe girare molto meglio. Molto meglio. Assassin's Creed Valhalla gira molto meglio, è decisamente più bello. Va bene, ah, questo è ancora assi di legno. Ok, costruiamo, dai. E questo è un ore? No, non è vero. Proseguiamo. Questo gioco è che ci porterà via tanto tempo. Allora, è pubblicato da Microids, ma non da Ubisoft, come l'originale. Che l'originale era di Ubisoft, credo. Ma è sviluppato da una soft house, Play Magic, tipo una cosa del genere, non so. Ma porca accia la miseria, schifida. Ancora sono morto. Fortuna che i caricamenti sono veloci una volta che... esatto, che culo. Però sti cazzi. Che super attacco in volo. Mitico. È pericoloso abbattere gli alberi, Porca miseria. Ok. Attenzione, nel dubbio. Siamo sempre distanti, va. Allora. Grande scudo di legno del serpentone. Via. Dai, andiamo a finire di costruire quella roba là. Qua sopra, in teoria. Questa qui credo sia una torre di vedette, in pratica. Oh là là. Ok. In realtà nessuno ci ha chiesto di costruirla, però nel dubbio, dato che c'era la sorta di missione secondaria, facciamolo, dai. Adesso proseguiamo, però. E un'arma decente, questa qua. Ok. In caso di nemici, fare un po' di attenzione. Qui abbiamo dell'ore da prendere. Iron ore, pezzo di pietra. Questo gioco tradotto inspiegabilmente a metà. Boh. Vabbè, non importa, dai. Cannibal Heavy. Vediamo. Ah. Ha un sacco di vita questo. Ecco l'attacco pesante. Uccidi, uccidi. Ma non tappare per terra, devi colpire lui, cazzarola. Oila, è il lupo spawnato qua? Aio. Lo so. E questo? Oh, ma quanti nemici abbiamo, la cazzarola. È un po' ingestibile la faccenda qua, Raccogli tutto. Mia, esplode. Mortacci tua, perfetto. Piglia tutto. Sono d'accordo, sono d'accordo. Però d'altronde cosa vuoi farci? Ricetta, lucertola cotta. Ah, questa qua c'era anche nell'originale. Lo ricordo, lo ricordo. L'unicorno. Ancora. Ui là, attenzione. Tieni. Bene, funghi cotti, cinturone di cuoio nero. Fra un po' li equipaggiamo. Vediamo. Dai, speriamo che lo pacino, dai, speriamo bene. Questa qui è un'arma nuova, mi sa. Spadone arrugginito. Nel dubbio, un vecchio spadone, affidabile per un breve periodo. Come? Oila! Lo vogliono derubare, ti aiuto io. Aia. Non even bother trying to block his lunges, just dodge him. Non ti preoccupare, non provare neanche a bloccarli. Fai il dodge e basta. Aglio, tua mamma. Ma vaffanculo. Che cazzo. By Loki's might. Vabbè.
Lo so. Hai ragione. Speriamo bene, dai, speriamo bene. Mi sa che rigiocherò anche l'originale più avanti, comunque, forse è anche più bello. Forse è anche più bello. Poi lei, questo martellone? Chi l'ha droppato, boh? Ancora? Hai rotto il cazzo? Parry? Qui là. Attenzione. Cosa fa? Le finte? Ma nel dubbio. Avanti. E queste? Tutto sospeso in aria, giustamente. Cos'è sta roba qua? Cos'è sta roba? Il petto? No, vabbè. Cioè, chest, che vuol dire cassa, l'hanno tradotto con il petto. Ma che cazzo hanno fatto su? Ma sono fuori di testa. Bella la freccia, mi piace. Porcaccia la miseria, cosa sto vedendo io? Beh, alla fine quell'altro dov'è finito? Boh. Ah. Maledetto infame. Perfetto. Brandello di un qualche cosa. Ancora? Lucertola. Ok, grazie. Thanks for your assist, stranger. So, Vivica sent you, huh? Figures. She always sends me the charity cases. Just look at your setup. Let's get you some protection, shall we? As I'm okay. Sure you already know, most weapons and armor can only be crafted at an anvil. That bandit dropped some materials, I try crafting a leather harness. Dobbiamo craftare qualcosa, diciamo. All'incudine, va bene. Beh, no, cosa ha fatto Titan Quest? THQ con Titan Quest? Dei DLC, intendi? Ah, lo farà anche con Amalur, sai. Ne hanno già pianificato uno, volente o nolente. Per cui speriamo bene. Craft equipment. Cosa dobbiamo craftare che non ho capito io? Craft a leather harness for your protection. Ok. Quindi qua. Bardatura di cuoio, immagino sia. Ok. Ha funzionato. Vediamo. Andiamo nell'inventario. L'equipaggiamo magari. Back. Che non c'è niente qua. Fit. Allora, vediamo un attimo qua. Scudo, cinturone di cuoio nero, 7 e 3, ok, 8 di salute e 3 di difesa, 10 di salute e 4 di difesa, ma vaffanculo, è meglio questo allora, cazzo che abbiamo già, però è quasi ammaccato, il che non va bene sicuramente, vabbè, andiamo a parlare con il fabbro. Say, warrior, this isn't half bad, better than running around naked, right? Here, take these materials, might come in handy for crafting more protection. Ok, add a weapon to your radio menu in the adventure. Ok, meet Viveka the Seer at Heimdall's Remnant Village. Allora, mi sa che dobbiamo... No, in realtà è il villaggio nuovo. Ok. Vabbè, qua io ho già equipaggiato quello che volevo equipaggiare. Io direi che sono a posto. Anche se eventualmente possiamo mettere lo spadone arrugginito al posto della lancia, per esempio. Tiè. No, non è così che si fa. E si fa allora così. Ok. E dopo così, vediamo come sto spadone. Purtroppo money. Sì, ho presente. C'è chi ha fatto di peggio, si può consolare. Però adesso mi sfugge. Poi, non è tanto il costo, bisogna vedere più che altro... Quanto gioco aggiungono, insomma. Perché alla fine, che il gioco sia anche vecchio di 40 anni, ma se tu gli fai un'espansione da 30-40 ore, o insomma perlomeno 20, è comunque un lavoro nuovo, ecco, fare l'espansione. Bisogna vedere però se...
Vale la pena, ecco. Vai giù, asse. Anzi, albero, vuol dire. Siamo quasi a livello 3. Ma io non credo che sia così cattiva, sai. Però boh. Più che altro io vorrei vedere nuovi IP da THQ Nordic, oltre che remaster e remake. Ecco, però staremo a vedere, dai. Chi c'è qua? Sento. Ma dove sono? Là c'è un mega super facocero intanto. Ma veramente enorme, cazzo. Ok, quella. Attenzione. Ah, è enorme, sì, ma molto debole in realtà. Bandito. Bene. Chi altro c'è? Vediamo. Una cassa da aprire. Armatura di cuoio oscuro d'elite. Buono. Ma che cazzo? Backhand the Tyrant. Mortacci tua. Porca miseria, che male. Ehi là. Attenzione. Ehi là. Ma la smetti? Tieni, muori. Schifoso. Aio. E fermi tutti qua, perché porca zozza, sono morto. Vediamo, se faccio inventario possiamo fare così tipo posizionabili tutti. Fungo, una piccola porzione di salute, ma può avere effetti dannosi. Che culo. Ma io ne avevo anche delle lucertole. Una piccola lucertola gustosa. Ok. Beh, cosa mi ha fatto recuperare? Porca miseria la lucertola. Che non si è capito. Aiuto. Qualcuno mi salvi. Ah, ecco, ecco. La salute sta recuperando, bene. Ma vaffanculo. Che mira di merda hai. Fermi tutti. Oh, hai rotto il cazzo, eh. Cosa abbiamo qua? Esiguono sacrifici di sangue. Proviamo con il fungo. Ah, ecco, che culo. Ma dai, cosa stiamo guardando adesso? Cos'è, funghetto allucinogeno tipo? Benissimo, ma non benissimo. Era cattivissimo quello lì, eh. Vabbè, andiamo avanti, dai. Tutti svarionati. È un problema, è un problema. Che strada facciamo per andare là? Così? Qui abbiamo altri nemici, vero? Ma che mi... che vista avete? Beh, con le lucertole e il Tainted Blood. E questo perché non possiamo raccoglierlo? Boh. Come non detto. Ah, ehi, sì, ho presente. Io voglio giocare ad una chicca, invece. Ti farò vedere. Non posso svelarti. Deve essere una sorpresa. Muori, facocerone. Ok. Dai, andiamo da Viveka, prima che sia troppo tardi. Ui là, questo è attivo. Più o meno. Neanche tanto in realtà, poverino. Vieni qua, cervo. Gamba ossuta, vecchie ossa delle gambe. Ok. No, Dead Space 2 ce l'ho già. No. Ma poi non c'entra niente in realtà, ti farò vedere. Fidati. Il mio equipaggiamento ha scarsa resistenza ormai, eh. Nano guardia.
Quanti nemici abbiamo qua? Quanto casino c'è? Ci arriveremo al terzo livello prima o poi. Quindi questi qua combattono contro il nano guardia, eh? Eccolo qua, livello 3, perfetto, nuove ricette disponibili. Bene. Ricetta Sacred Short Sword. No, che cazzo ho letto? E nel frattempo un po' di danno. Allora, come si entra in questo coso qua? Di qua, mi sa, eh? No. Mamma mia, se ci cadeva in testa ancora. Ok. No. No. Non te lo dirò, mi dispiace. Surprise. Ah, ho craftato la cosa, senza volerlo, bene. Ma io volevo raccogliere questo in realtà. Rusty Sword, lancia arrugginita, ascia da battaglia, ok. Ciao Skull, una vecchia ascia da battaglia di modesta qualità. Craft equipment. No, no, nessun indizio. Comunque è uno sparatutto, dai. Cassaforte, vediamo cosa c'è da mettere qua, niente. Craft equipment, ok. Parliamo con Viveka, Viveka, arrivo. Cosa abbiamo qua? Warrior Griffon. Là c'è un punto di spawn che sarebbe da attivare. Ah, Warrior. You made it. Well, at least you're not dead yet. Welcome to our remnant village. Ok. Though there are only a few of us, we still worship the free gods through monuments like the statue you see nearby, in hopes that it will grant them strength. So Heimdall seeks the thief that stole the Gjallarhorn. I shall make my inquiries. In the meantime, I would ask of you a favor in return. We could really use your assistance bolstering the settlement. Okay, first, aiutiamola. We need access to a ritual hut. All metal is required to construct the rune forge within. We had some, but it was recently stolen. Perhaps you can help. I believe the thieves are still nearby. I should probably stay away from combat. But I would like to see Heimdall's new champion in action, so I will be accompanying you. I have marked the location on your map. Lead the way. Ok, ho capito. Andiamo a fare piazza pulita e recuperare sto materiale che serve, insomma. Era della notte. Craftiamo questi. No, è del 2001-2002 più o meno, se non ricordo male. Cucina cibo. Vediamo se riusciamo a cucinare la lucertola. Ta 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 ta. Eccola qua. No, questo qua è... questa qua. Usa. Ok. No, dovevi cucinarla, non mangiarla, porca miseria. Sei proprio un barbaro. Un barbaro, cazzo. 100 metri di là. Beh, ma Viveka, mi stai seguendo? Dove cazzo è andata Viveka? Ah, oh, Viveka, ma da che cazzo fai? Accetta tributo? Grit. Vieni con me o fai finta? Ma... comunque, fermi tutti che qua abbiamo un punto da spendere. Forza. Oppure... velocità. Ok, skills. Vediamo un attimo cosa abbiamo qua. Endurance. No, non è Halo. 10% di critico, no. Increase your health regeneration. Cooldown 30 secondi. Però sapete cosa? Non ho ancora capito come si usano le skill effettivamente. No. No, 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 no. Costruisci tower. Sì, ma qua servono miliardi di materiali, cavolo. Cavolo, cavolo, cavolo. Skull, conosci questo gioco? E Valhalla ti piace invece? Prendi tutto. Oro, oro. Metallo d'ossidiana in realtà.
Bene, bene, bene. Oh shit. Vabbè, ma è cattivissimo. Aiuto. È un gioco che non ho mai mostrato nel canale. Giuro che l'ho mostrato. Livello di già. Did it drop the stolen all metal? Ok. Beh, facciamo un altro livello allora. Aumentiamo la forza oppure la vita e la stamina. Ok. Skills, qua cosa abbiamo? Odin's Favor, next level, Bloodlust, increases attack damage for all allies in 15 metri radius. Ok. Guarisci tutti gli alleati. Leap forward, striking the ground and knocking down all enemies. Ah. Oppure charged weapon. Oppure endurance. L'uso della stamina. Ok. No, è in prima persona. That is indeed our all metal. Thank you, warrior. There's more of it to be found in this world, but it is extremely rare. Guard what you obtain, for it can be used to forge the most powerful weapons and armor in the land. Now, please. Make use of this sacred metal and build our village a seer hut, that I may offer these grounds to Heimdall and use this place as a beacon to rally other survivors. Scaglie di drago. Prendiamo un po' di cose. E quindi non ti sta piacendo tanto, insomma, Valhalla, ma poi lo stai guardando, no? Se mi dici già non è che mi offendo. Se le leggende fatte da qualcun altro non è che mi offendo. Era solo per sapere. Siccome è un gioco a cui a me piace molto, che mi piace molto, insomma, volevo un attimo condividerlo, ecco. Tutto qua. Credo fra una settimana. Perché adesso sono veramente saturo di giochi che ho già scelto. E che devi ancora vederne uno fra l'altro, eh. Che mi dovrebbe arrivare domani. Pensa a te. Allora, qua abbiamo preso tutto. Cosa abbiamo qua? Ma no, questa è già craftata. È già completa questa, sì? Ma che cazzo? Ah, ancora asci di legno mancano. Che palle. Rompi tutto. Bella che sto iniziando un sacco di lavori qua, ma non ne porto. Non ne concludo neanche uno. Ma vabbè, dettagli. Ok, anche questo è stato sviluppato. Asse di legno 4 di 6. Ma a me piace, dopo. Che non sia completamente rifinito, ecco, quello sì, anche è vero. Bene, ma ci dà un punto di esperienza costruire queste cose qua a cazzo? Mica tanto, mi pare. Return the all metal to the village and rebuild the seer hut. Ok, vediamo di fare questa missione qua allora, eh. Ok, qua ho fatto. Parla a Viveka. Viveka. Finally, divine shelter and protection from Loki's prying eyes. I thank you again, warrior. Already word spreads of your deeds. The Revenants have taken to calling you the Wolf of Midgard. A fitting title, I feel. Journey now to the Divine Summit, an ancient place of worship to three powerful gods. Thor, Odin, and Hel. While you could venture by river, I recommend you take Skadi's Cavern as an alternative. Inside, I will instruct you on how to use the abilities that the god you choose to align yourself with might bestow upon you. There is no time to waste. Venture into the dungeon when you are ready. I will see you below. Dobbiamo andare già nel dungeon. Ma sei sicura, Viveka? Non mi fido mica tanto. Vediamo queste quest qua secondarie. Hello, Awoken One.
My name is Isulia. It is a pleasure to finally meet you. They call me the village elder, though I do not feel old. Dici mushroom per lei. I do not feel close to death. I do, however, have plenty of experience with life. And what I choose to do with that experience keeps my heart young. I draw upon my knowledge to offer wisdom and guidance to the remnants who live here. They come to me with their problems, and I do my best to provide solutions. Awoken one, before we continue, might I ask of you a favor? Could you search around and pick me 10 mushrooms? I have need of them, and my joints are sore today. It would be extremely nice of you. Sì, sì, ok, capito. 10 funghi, non li ho. Però cercherò di ricordarmi lei, va bene, stai buono. Costruisci woodcutter. Woodcutter, c'è mica della legna qua da... Vediamo. Proviamo a costruire sto tagna legna. Non seguirei più giochi Ubisoft, male purtroppo. Valhalla secondo me merita. E pure anche Odyssey era bello, Mi sono pentito purtroppo di non aver comprato la collector di Watch Dogs Legion, cavolo. Non è solo crafting, c'è tantissimo combattimento qua. Tanto combattimento, è carino, Ha del potenziale, però... è poco rifinito, davvero poco rifinito. Bagnati il becco. Idromele. Vabbè. Che in realtà vuol dire bagnati il fischio, ma non ha molto senso. Beh, hold E. Ah, ok. Oh, che cazzo. No. No, non dirmi così. No, ti sei buggato qua dentro, ma porca di quella miseria. Ma no. E adesso? Posso fare trasporto rapido, tipo? Ah beh. Allora. Ho usato una runa del trasporto rapido, però mi ha portato sotto la mappa. Bene, dai. Sono contento. Belle cose. Vediamo se riesco ad uscire in qualche modo. Ok. Tutto voluto. Ciao Matteo, buonanotte. È tutto voluto. Assi di legno manca qua, ok. Tutto premeditato. Via. Che dovete sapere che sto qua, se ci cade in testa, si uccide. Allora, nuove side quest disponibili. E tu pensa che adesso, come lo vedi, è già molto migliorato, rispetto al lancio originale. Il lancio originale era un disastro, Un disastro, un casino assurdo. Riparo equipaggiamento, certamente. Vediamo. Cosa ha riparato? Ah, tutto. Bene. Allora, vediamo, ci dovrebbe essere un'altra side quest da qualche parte da prendere. Da questi tizi magari, vediamo. Storbita si chiama questa. Greetings, warrior. The village gossips about your arrival. It's to be expected as they natter on about nothing and everything. Ci ha promesso di insegnarci come costruire un'ascia, se l'aiutiamo. From their judgment, nor the increasing temperature. Apologies, you are not the subject of my ire. I am Storbita. I deal in odds and ends. Gather 20 pieces of copper ore and return to me. Fulfill my requests and I will give you the means for a superior weapon. Okay. You will have a worthy axe. I shall eat tonight. It seems an equitable trade, sì. Does it not? Anche secondo me se si impegnano, vediamo un attimo, dai. Però diciamo che... manca ancora un po', dai, va bene. Ok, ho fatto la quest per Sorbita.
Vediamo, portiamogli il rame perché copre il rame, sì. You have done well with a small task. Now, go forth and fetch me some frozen ore. Ehi, vabbè. It's what gives your axe the aura of protection. You shall find out how when you return with my request. Allora, vediamo. Proviamo a salvare molto velocemente e a tirarne tipo un'accettata. Ok. Ero solo un dubbio. Comunque vuole altri 5 pezzi di ore ghiacciato che non ho. Vabbè. Lo faremo un po' alla volta, dai. Vediamo cosa vuole questo. I suppose you know danger. My friends call me Rider. I'm more lover than fighter. Though I'm the town miner, you'll find no one finer. 20 ore. The mines are shut down, so I work above ground. Yes, I break rocks for ore, and my limbs, they get sore, but the work builds my body. My biceps are godly. When I take off my shirt, you'll see all the girls flirt. Though my work is to whittle, it's my stomach that's chiseled. When I wash in the nude, then the girls get crude. They're like lambs to the slaughter. Fathers, lock up your daughters, for I break rocks for parts like I break women's hearts. Okay. Oh, you like that? It's a rhyming poem I made up on the spot. I call the technique... Ma che cazzo stai dicendo? Rapid rapport. I'm sure I'll think of something catchy eventually. My father was a great bard, and I want to carry on his tradition. But I cannot really carry a tune, so I practice the art of spontaneous rhyming poems instead. I ink down the good ones for posterity. Say, I'm supposed to collect some stone for Frocast's forge, but I'd rather stay here and work on my poems. Would you mind harvesting some ore for me? Remember, use your work axe. Ok, ti raccoglierò io il metallo, va bene? Infamone. E tu cosa vuoi? I'm Katya, proud hunter of Heimdall's remnants. Like my mother before me and her mother before her. Ah, ti ha chiesto di craftare un arco e cacciare tre orsi. I also hunt with the noblest and most skillful of instruments. The bow. Admittedly, it probably isn't the smartest choice for me. Despite my heritage, my aim is absolutely dreadful. Really, truly piss poor. I couldn't hit the broadside of a long home from spitting distance. And I've been practicing for years. I've snapped so many bows. Loga has refused to make me any more. Warrior, would you do me a kindness? Craft a bow, head out into the woods, and hunt some deer. Three should do the trick. Leave the arrows in if you can. Then, if anyone asks, tell them you saw me do it. A voce ha detto tre cervi, e invece là diceva tre orsi. Boh. Crafting, vediamo qua, arco di legno. Ok, perfetto. E ok, accetta tributo. Tre orsi con un cervo, ma con un arco, voglio dire. Perché io ne ho due adesso di archi, cazzo. Ma vabbè, le mettiamo qua. Ok, perfetto. Io faccio così e quindi così, ho capito. Quante frecce ho? Non si capisce un cazzo. Bene, dai. Ma ce l'ho tipo da qualche parte le frecce, porca miseria. Lancia la caccia. Che cazzo sono le frecce, porca pu... Pazza. Creazione. Fasciatura. Grande martello. Parabracci, bla bla bla. Lancia la caccia. Boh, non abbiamo le frecce, ma vaffanculo, va. Andiamo a fare la cosa, dai. La cosa principale. Di qua, 70 metri. Sembra facile, ma facile non è. Così, a caso. Bene. Ci dovrebbero insegnare ad usare le skill, in teoria. Boh. Skadi's Cavern. Premi E per interagire. Ho un brutto presentimento. Vado a farmi del male, secondo me. Chissà. Chissà. Ah beh, ok. Allora. Dobbiamo trovare la somma divinità, diciamo, no? Oh, una cosa del genere. Viveka ci segnerà ad usare le abilità adesso, eh? Speriamo bene. Viveka, dimmi. You are now inside Skadi's cavern, Wolf. Sì.
This dungeon will offer fast passage to the Divine Summit. But more importantly, it will allow you to test your new abilities. If you apply the right skills and have trained in them properly, the Draugr should be easy to defeat. Show me how it's done. Vecchiotto, vecchiotto, primi 2000. Spend your skill points and drag them to the hotbar to equip them. Ok. Vabbè. Ah, è vero. No, questo qua è un blessing. Ok. Ma dai, non lo sapevo. Va bene. E basta, mi sa. Vediamo un attimo. E vai. Ok, ma cosa, come si usano queste, queste cose? Boh. Vabbè. To reach the Divine Summit. Proviamoci, dai. 250 metri di là. Ho capito che è distantissima sta cosa. Non credo sia la strada giusta questa. Oh cazzo. No, beh, in realtà mi sembrano dei bruci. E fu così che mi asfaltarono. Ok, lucertola per due, bene. Qua non c'è niente. Martello da battaglia arrugginito. Buono. Vediamo cos'altro abbiamo qua. Perché lui è rosso, cazzo? Accessori. Questo qua. Ah, questo qua diminuisce di 3 là, 1 là e aggiunge 3 là e 7 là. Ok. Aggiudicato. Poi. Cinturone di cuoio. No, questo qua è più scarso in tutto. Questo qua aumenta 1 là e diminuisce 20 là, ma no, cazzarola. Vabbè. Questo aumenta di 3 e 1 e diminuisce, ho capito. E non c'è nient'altro di buono, no? Boh. Endurance, ok. Skills. Sì, ma come si usa sta cosa qua? Che non me l'hanno detta. Con uno forse? Ah sì. Ah. Bene. Avanti allora. What do you want? My love died my hand. Via, 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 via. Aio. Vabbè. Attenzione. No, no, no. Non è Deus Ex. Per fortuna che muore subito questo. Allora. Qualcosa da mangiare, posizionabili, no. Materiale di consumo, vai. Ma è meglio cotta. Gustosi funghi cotti, ok. E vai, quanto ci ridà? Ci vuole del tempo però. Può avere effetti dannosi e ottenere un po' di salute. E vai. Ok. No, non è Quake 3. No, Quake 3 no, non è neanche la storia poi. No, no, no. Però è una buona fantasia, ecco. Te ne do atto. E vabbè, quanta vita ha quello lì, cazzo. Cosa fa quello? Ehi, 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 ehi. Oh, hai rotto le palle, codardo del cazzo. Prendi tutto, perfetto. Counter Strike, no, no, no. È un single player. Difficile che indovinerai, eh. Difficile. Porca miseria. Aio.
bastardo infame. Muori, maledetto. Ogni metallo. Elmo arrugginito di bandito. Ok. Sì, ma intanto non ho più vita. Cazzo. Perfetto. Ancora, ancora. Ci vuole un po' di tempo, purtroppo. Ok, proseguiamo. Dove cazzo è il punto verde? Di là? Ma mi sembra sempre più distante, però, non so. Bella lì. Sempre più distanti sembra, non so. Il tuo inventario è quasi pieno. Ai. Cosa c'è di qua? Puoi accucciare? No. Bah, vedremo. Fra una settimana, perché adesso ho già un sacco di giochi iniziati, quindi voglio finirli. Beh, 13 finirà molto presto, eh. Benissimo. Funghi cotti, questa cosa qua cos'è? Boh, della vita forse, chissà. Qua c'è una cassa. Stivali arrugginiti, runa del teletrasporto, vediamo. Che stivali ho io? Raro armatura piedi, ok. Quindi questi qua sono uguali identici, ho capito. Elmo arrugginito da bandito. È uguale. Anzi no, è quello che ho equipaggiato che è diverso. Ah, evidentemente quando lo raccoglie e non ha nulla addosso lo mette in automatico, perché infatti non ce l'aveva prima, mi sembra. Livello 5 questo. Cattivo, eh. Dove sei? Dove sei? No, non è cattivo, è una mezza sega in realtà, va bene così. Mazza di rame. Dopo la proviamo. Ma che live triste, Skull, che live triste, ma come mai? Tutti a letto sono, che è successo, porca miseria? Che tristezza. Aiuto. Qua niente, qua niente. Dai che siamo in direzione giusta, credo. Che bello. Ma lì è spawnato qualcosa di cattivo, però. E sta venendo verso di noi. Salviamo. Aiuto. No, cosa fai? Hai messo via la spada. Giustamente, sì sì. È vero. Ah sì, dai, capita. Peccato, perché secondo me questo gioco qua darà qualche soddisfazione, eh? No! Ah, fortunatamente si è piantato lì, ok. Va bene. Qua dobbiamo fare un super salto. Che meraviglia. Bene. Perfetto. Ma quanta vita abbiamo? Piena in teoria, mi verrebbe da dire, chissà. Oh yeah.
un altro cattivone. Vabbè, tutti contro di me, ma sì, dai. Prima o poi. Ma i combattimenti sono molto spartani, però è una soddisfazione, dai. Secondo me. Ho appena raccolto una gamba umana, cosa vuoi di più? Ma che cazzo. Ok. Questo qua ha un sacco di vita e ci fa un sacco di male. Sì, 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 bravo. Ma vaffa. Attenzione. E vai a cagare. Aio. Come arma si può usare? Dai. Aio. Volevo schivare, ma sono saltato in avanti. Va bene, dai, ok. Staggered. E noi ne approfittiamo. Però manca ancora un colpetto. Maledetto. Di lato. E vai. Lancia da caccia. Quanto può essere inutile? Credo tanto, effettivamente. Allora, dobbiamo buttare via qualcosa per forza, ragazzi, eh. Dobbiamo buttare via qualcosa. Piccolo scudo di legno. Questo qua. Perfetto. Smontiamo tutto. Armatura di cuoio scuro d'elite. Smontiamo questo. Bene, adesso ci sta tutto in teoria, vero? Ok, e poi cosa abbiamo qua? Piccolo scudo di legno che ho appena distrutto, ma va bene così. Bene. 40 metri alla fine. C'è una cesta da aprire. Elmo arrugginito da bandito, lancia di rame. Oh, questo qua è buono, eh. E allora buttiamo via questo scudo qua, che fra l'altro è pure rotto, vaffanculo. No, ho dato via anche il mio scudo però. Vabbè. Andiamocene. Questo dungeon credo che l'abbiamo fatto. E devo dire che stranamente mi è piaciuto. Incredibile, come ogni tanto qualche indie strafalfaro sia più carino dei AAA, eh. Allora. Sono uscito dalla caverna, ok. Thor. Cosa? Una spada vichinga molto resistente. Ah, scegli di allinearti con un dio. Quindi qua abbiamo Thor Chain Lightning. Dicono che è possente Thor. Ah, vediamo se si vede. Cosa fa in pratica? Ah, quella cosa lì. Una scarica, diciamo, di saette. Che figata. Oppure Odino. Scortesia di Odino. Ah, invoca tipo degli animali che ci aiutano, credo. Sì. Uccelli e cose varie. Interessante. Cavolo, è una scelta importante questa, eh. Ah, ce n'è un'altra. Vediamo. Come si può chiamare sta qua secondo voi? Vediamo. Hell. Cosa fa? Vediamo. Frost Shards, schegge di ghiaccio. Ricetta torcia, sì, ok, va bene. Allora, steal the very life force from the air enemies. Questo qua mi ispira, dai. Ce ne sono solo tre, vero? 1, 2 e 3. Aggiudicato, speriamo bene, dai. Magari me ne pentirò, chissà. Oh là.
9 quest disponibili. Bene. Cassa divina. Martello arrugginito mi ha dato. Questo qua mi ricompensa. Vabbè. Non posso più cambiare, eh? È stata una scelta non indifferente, vabbè. Ok, dai, parliamo con Viveka. Welcome to the Divine Summit. Here stand the statues of Thor, Odin and Hel. Sì, continua. If you wish, you can devote yourself to one of these gods and receive their blessings. Or you can remain a heathen and walk your own path. Ah, potevo anche non scegliere nessuno. Vabbè, ispezione il tempio di Thor, ispezione il tempio di Hel, ispezione il tempio di Odin. Ok, completed, 80 punti esperienza, va bene. Bandit Lord Icon threatens the village safety. Do what? Boh. Sconfigge 5 trials con un'ascia. Ok. Now, Wolf. It seems another problem has arisen. My spies delivered news that the bandit Lord Haken has been seen nearby. It is crucial that he and his men do not find our remnant village. Please head him off and dispose of his forces swiftly. Then return to me. We will not be safe until they are eliminated. Ok. Allora, venture to the last known location of the bandits, che è per di là, 500 metri. E poi dobbiamo uccidere 5 nemici con un'ascia. Vediamo se abbiamo un'ascia buona qua. Questa qua, ascia da battaglia arrugginita. Sì, beh. Fa cagare, comunque va bene. Ascia da lavoro, non mi pare il caso. Cioè, non c'è neanche un'ascia decente qua, eh. Vabbè, non importa, la mettiamo al posto del martellone. Ok. Dai che ce la faremo, sì. Ce la faremo. Come si arriva là in fondo, più che altro? Ah, ok. Allora, intanto qua c'è un altro tempio da... Cioè, no, una pietra della lore, diciamo. Che ci dà un po' di punti esperienza. E qua c'è un nemico. Il primo di 5, però. Aio. Ma va. Cinque trials però. Non me l'ha mica dato, cavolo. Non era mica un trials quello lì. Ma se c'è 5 trials. Ah sì. Boh, secondo me questa qua è buggata, Anche perché ogni volta che uccido uno mi dà il progresso che va avanti. Ma in realtà ce ne sono due cose uguali. Faccia finta di niente, va. Faccia finta di niente che è meglio. Mangiamo un fungo cotto, magari da qualche parte. No, questo qua è il materiale. Consumabili, eccolo qua. Eccolo qua. Ok. Ok, bene. Avanti tutta. Più o meno. Là c'è un'altra pietra. Abbiamo anche un punto da spendere, credo, allora. Un po' più vita, volendo. Perfetto. E qua nelle skill, invece, leap forward, striking the ground and knocking down all enemies within 5 meters. Ok, Odin's favor. Questo qua e la mettiamo qua. Ok. Avanti. Stay away. This is mine. Tra le guardie. Qua è la benedizione che gli ho appena dato, eh. Attacchi elettrici. Bomba. Che figata.
Tu hai rotto il cazzo, eh? E vai, 3 di 5 e lo schiavo che era qua dove è finito? Ah, eccoti qua. Perfetto, qua ce ne sono altri. Ma sono cattivissimi. Ah, sono ancora i nani di prima, mi sa. Uia, che casino. E intanto brucio io, Ascia da battaglia di rame, che sicuramente è meglio di sta merda, insomma. Dov'è? Perfetto. Ok, e questa qua? Dov'è finita? No, richiede livello 6. Porca miseria. È un problema. Cazzo. Vabbè, cosa buttiamo via qua? Lancia la caccia, via. Grande martello di legno, perfetto. La battaglia arrugginito, gamba ossuta. Gamba umana, leggendario arma. 50 di danni attacco. Bah. Chissà. Lancia la caccia, ok. Ehi là, ciccio! Dove sei? La gamba è una trascetta epica, sì, sicuramente. Sicuramente. Dai, andiamo di lava, altrimenti non finiamo più. Ma l'acqua cosa fa? E gli uccelli sospesi sull'acqua? Ok. Dettagli, dai. Guardate come nuota. Una bomba. Cos'è sta roba? Begin the fight. Oh. Proviamo. Boh. Livello 10. No. È troppo cattivo questo. E vabbè. Ok. No, è troppo forte questo. Scappa. Ci ha congelato. Oh, che cazzo. Via. Troppo forte quello lì. Vaffanculo. Mi ha disintegrato, cavolo. Sì, ma l'acqua perché fa così? Che cazzo di glitch è? E adesso io con cosa mi curo? Col pene. Funghi cotti. Uno. Due. E tre. Ma com'è completata? Ma cosa stanno dicendo? Ma. The Bandit Lord, vediamo. Ah, ti piace? Bene, fatto il parry. Ottimo. Benissimo. Ecco.
Salviamo. Tac. Dobbiamo aiutare Rea. Viaggiatrice Rea. Che bomba. Andiamo ad aiutarla, dai. Ma prima... Poi là. Bandit Lord. E vai. Cazzo. Cadere di sotto, Allora, il sequel spirituale, ho capito a cosa ti riferisci. Il sequel spirituale è una specie di tributo, perché di fatto non c'entra nulla. E comunque Dead Space 4 no. No, no. Una remaster, se mai così, ma un sequel. Mamma mia, sono quasi morto, cazzo. Martello da battaglia arrugginito. Cosa possiamo buttare qua? Vediamo. Sfasciamo questo. Ok. Anche questa. Questa. E... freccia di legno, no? Basta, dai. Ok. Ritorna al villaggio. Brave traveler, we beseech thee. Might you help a couple of weary, desperate old folk of the earth? Those bandits, they took everything before you saved us. Could you find it in your kind heart to rebuild our home for us? Sì, we have nowhere else to go. Certo che vi aiuto, vediamo cosa serve qua. Perhaps ecco. Might you find the bandits to visit and discipline them? Nothing too serious, just a stern talking to. Warn them not to do it again. I wouldn't say threaten them exactly, but be firm. You look like you're up to the task. We would be ever so grateful. We'll wait here. Sai che non mi ricordo bene la trama del 3? Dici che non era completa? Peccato, cavolo. Comunque non ti preoccupare che fra un po' lo rivedrai, anche quello. Perché sto ricevendo danno io? Ok, comunque dobbiamo vendicarci sui banditi, ma lo faremo nella prossima puntata. Noi qua salviamo e chiudiamo la puntata.